una doppietta di un grande De Paul che nel finale però si fa espellere. La squadra non vinceva da 4 turni. Oggi 155 nuovi positivi e 9 decessi negli ultimi 7 giorni. La curva ha continuato a ridursi. Le terapie intensive scendono a 57, ma i 5 Stelle si sono rivolti alla magistratura per far luce sui numeri che non tornano. Inaugurato il centro vaccinale della Valcanale, dal 26 tocca anche a Gemona. Riccardi, la macchina organizzativa è sempre pronta, ma resta il problema delle consegne. Tra i cittadini non tutti sono d'accordo con il piano delle riaperture proposto dal governo, temendo una risalita del contagio. I commercianti invece le vorrebbero più incisive. Tra la notte e l'alba di oggi, individuati a piccoli gruppi 120 richiedenti asilo tra il Friuli Collinare e l'Interland di Udine. I passer l'hanno fatta franca. Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura c'è proprio la formazione bianconera che torna vittoriosa da Crotone, 2-1 risultato finale, con un Rodrigo De Paul, autore di una splendida doppietta che ha trascinato i bianconeri alla vittoria finale, ma alla fine si è fatto anche espellere per un brutto fallo. Allora riavvolgiamo il match con il servizio di apertura a cura di Alessandro Surza. Mamma mia, che fatica, ma tutto è bene, quella che finisce bene, meglio vederla così. E soprattutto meglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché questa vittoria era davvero troppo importante. L'Udinese batte il Crotone 2-1 e torna al successo dopo 3 KO consecutivi. Gotti cambia ancora in attacco, lanciando dal primo minuto Okaka in coppia con Nestorovski, con Pereira che torna a fare la mezzala. L'inizio gara non è dei più entusiasmanti, con le due squadre che si studiano e non creano molte occasioni. La prima è per il Crotone, colpo di testa di Molina che Musso blocca facilmente. La partita, come detto, non è delle più spettacolari, ma dopo la mezz'ora l'Udinese inizia a crescere e alza il proprio baricentro. Al 36esimo arriva la prima occasione per le zebrette. Taglio di Molina, quello bianconero. Pallone che arriva a Pereira che dal limite calcia con la sfera che gira troppo e termina di poco a lato. Ma è solo il preludio all'avvantaggio che arriva al minuto 41. Bella palla di Larsen per Nestorovski, che è bravo ad allungarsi e calciare. Kordaz respinge il macedone, poi se la ritrova lì e l'appoggia a De Paul, che apre il piattone e porta in vantaggio l'Udinese, siglando la rete dell'1-0. Gol numero 7 per il DS e primo tempo che si chiude con i friulani avanti. Dopo l'intervallo però non è la stessa Udinese, che aveva chiuso in crescendo il primo tempo e approccia male il secondo. È al 67esimo, come puntualmente accade quando la banda Gotti abbassa il livello di concentrazione, subisce il gol del pareggio. Molina tocca ingenuamente col braccio e per l'arbitro è rigore. Simi non sbaglia e fa 1-1. I bianconeri però non ci stanno e poco dopo tornano di nuovo avanti ancora con De Paul, che segna un gol bellissimo. Bella palla di Pereira per il 10, che controlla benissimo, disorienta un paio di avversari, dà un bacino al pallone e dolcemente fa 2-1, trovando la doppietta personale e l'ottavo gol in campionato. Ma non è finita, anzi, quasi allo scadere il Crotone ha la palla del 2-2, ma Simi coglie il palo e poi Rivier non riesce a ribattere in rete. Nel finale De Paul macchia in parte la sua prestazione con un'entrata non cattiva ma pericolosa su Molina e Massimi estrae il rosso diretto. L'argentino quindi salterà il Cagliari mercoledì sera, ma va bene così, l'Udinese torna a vincere e respira dopo un periodo complicato per il Crotone, invece ormai le speranze stanno finendo. Andiamo a vedere anche i risultati aggiornati di questi primi anticipi di giornata. Oltre alla sfida di Crotone vinta dai bianconeri 2-1, c'è la Sampdoria che si è imposta 3-1 sul Verona e la Fiorentina che sta vincendo 1-0 sul Sassuolo. Stasera lo scontro tra Cagliari e Parma. La classifica aggiornata vede l'Udinese risalita all'11esimo posto a quota 36, la Sampdoria ancora 3 punti avanti a 39, ma il Verona si è fermato a 41 con il Bologna che giocherà domani, Bologna che è fermo a quota 34 punti. Un De Paul, l'abbiamo visto, croce e delizia, l'ha definito così anche mister Gotti nella conferenza stampa post gara. Mister, le chiedo anche, come ci dicevamo pochi minuti fa, il peso specifico di questa vittoria dopo una settimana di ritiro, dopo 3 risultati negativi. Dopo i 3 risultati negativi c'era grande sete di punti e di migliorare la nostra classifica. A questo punto del campionato sono 3 punti realmente importanti.
quello che le chiedo anche un po' anche il susseguirsi degli eventi della partita, magari un inizio più cauto, più in sordina, poi una prestazione con la squadra che è cresciuta col passare dei minuti sino all'episodio del rigore ingenuo di Molina. Sì, un po' così, un inizio del primo tempo dove il Crotone secondo me ha fatto meglio di noi, abbiamo concesso un po' troppo campo al Crotone, gradualmente siamo riusciti a mettere mano a questa situazione e a riguadagnarci campo, tanto da finire nella seconda metà del primo tempo giocando, secondo me, esprimendo dei valori diversi fino ad arrivare al gol del primo vantaggio. Nel secondo tempo, fino all'episodio del rigore, che è un'ingenuità, mi sembrava che avessimo gestito il campo da squadra matura, insomma. Poi, dopo il pareggio del Crotone, abbiamo avuto la forza di tornare in vantaggio e per un po' gestire la partita bene dal mio punto di vista. Sapevamo già prima che non sarebbe stata una partita facile, così si è dimostrata. Torniamo sempre sul tema De Paul. 8 gol con oggi e 6 assist. Tante volte parliamo della produttività offensiva, però avere un tuttocampista, non un centrocampista, con questi numeri, che differenza fa? È un lusso, è ovviamente un lusso, perché potresti avere un centrocampista che fa solo la parte offensiva e che quindi produce questi numeri. In realtà lui partecipa a tutte e due le fasi con grande continuità, gioca tutte le partite, non salta gli allenamenti, è un giocatore continuo da tutti i punti di vista. L'amaro in bocca le resta per il rosso che glielo priverà per la gara di Cagliari? Rimane per il cartellino, rimane l'amaro in bocca per un rigore concesso in questo modo, per un'altra grossa ingenuità che ha fatto prendere un palo che mi ha tolto un anno di vita al Crotone. Insomma, ecco, questi sono gli aspetti che non vanno bene. Le chiedo anche, se ne parlava anche ieri nella nostra intervista della vigilia, sulla scelta degli attaccanti. Oggi abbiamo rivisto le due vere punte, Okaka e Nestorowski. Le chiedo che risposte hanno dato, perché Nestorowski ha fatto molto bene, anche protagonista nell'azione del gol, e Okaka è stato lì a lottare, sino alla fine ha fatto una prova di sostanza. C'era bisogno di una prova di squadra, e la prima cosa bella di Okaka e Nestorowski è stata quella di non avere nessun tipo di individualismo e mettere se stessi al servizio della squadra principalmente, più che del tornaconto personale. Questi sono aspetti belli per un allenatore. Le chiedo se questo è il punto di ripartenza verso l'obiettivo, insomma, di finire il più alto possibile. Sono tre punti che arrivano alla 31ª giornata, abbiamo 36 punti e siamo nella condizione di guardare a queste 7 partite con ottimismo. L'ultimissima su Neuting, rientrato dal piccolo fastidio e di nuovo nel cuore del terzetto difensivo, forse lì che a proposito di leader parlavamo di De Paul, lui è un altro di quelli. Un altro che dà un grande contributo alla squadra di sicuro. Tucu, sono 3 punti molto importanti, no? Dopo 3 sconfitte consecutive, vi servivano e sono arrivati anche con una prestazione di carattere, di grinta? Sì, sicuramente credo che questa partita serve per prendere fiducia e credo che questo gruppo si meritava di vincere una partita così, perché abbiamo perso 3 partite di seguito, che per noi è stato un po' duro, ma sempre ho creduto in questo gruppo che ce la facevamo, e oggi abbiamo portato 3 punti a casa, che quello per noi è molto importante. Sappiamo che c'è grandissima intesa in campo e fuori tra te e Rodrigo, oggi per lui è una doppietta, ma il tuo assist, si è sentito proprio che te l'ha chiamata, tu appena hai ricevuto, tu gli hai data quasi alla cieca, sapevi che lui era lì? Sì, quello che dicevamo sempre noi, che parliamo sempre in stanza, in allenamenti, e ormai sappiamo quando uno arriva in porta e il passaggio che le devi dare, poi tutto ha fatto lui, quindi 3 punti importanti e contento per il gruppo perché ci meritava questo, e anche per Rodri che ha fatto 2 gol e siamo felici. Questo dunque anche Pereira nel commento post partita. Di sport torneremo a parlare ancora al nostro notiziario, ora invece spazio all'attualità e ai numeri di giornata dell'emergenza Covid-19. In Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore ci sono stati 155 nuovi positivi a fronte di 9.700 tamponi per un rapporto dell'1,5%, dati quindi ancora in calo, le terapie intensive sono scese ulteriormente a 57, i ricoveri negli altri reparti
sono scesi sotto quota 400, le persone in isolamento sono 9.279, i morti invece sono 9 che si aggiungono ad un bilancio totale di 3.588 vittime dall'inizio della pandemia. Proprio sul tema delle terapie intensive, alla luce anche dei numeri che non tornavano nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto in procura per chiedere chiarezza. Continuano a non tornare fin tanto che non vengono specificati e fin tanto che non vengono ovviamente detti anche in quelle che sono le sedi istituzionali. Noi è da tantissimi mesi che cerchiamo di fare chiarezza su quella che è poi o che è stata la pressione sui nostri ospedali e sui reparti dei nostri ospedali, quella a cui sono sottoposti o è sottoposto tutto il personale sanitario della regione, a cui ovviamente continuiamo a dare il nostro sostegno e ringraziamento per quanto fatto in tutti questi mesi. Per cui abbiamo chiesto più volte ovviamente un confronto anche in commissione, in terza commissione, e questo confronto finora c'è stato anche in parte negato. Quindi sono gli ospedali di Palmanova e Gorizia sui quali volete puntare la lente? Ma su questi ovviamente negli ultimi giorni sono emersi, diciamo, i numeri più critici. Poi c'è stata questa impennata del 12 aprile, quando ci sarebbero stati 15 nuovi ingressi nelle terapie intensive della regione, probabilmente proprio perché in quella giornata si sono aggiornati e meglio definiti i posti di terapia intensiva, perché se andiamo a vedere i due giorni precedenti, dove entravano come nuovi ingressi al massimo due pazienti, anche quelli successivi, e lì deve esserci stato una nuova definizione dei posti letto a seguito di quelle che erano le polemiche e anche i confronti con gli anestesisti. Il problema qual è? Che da una parte noi abbiamo la regione, i vertici anche della sanità regionale, che continuano a dire che i numeri sono corretti ed è tutto a posto, dall'altra invece gli anestesisti che continuano a dire no, probabilmente non sono stati conteggiati nella maniera dovuta, e noi per questo chiediamo di fare la massima chiarezza. Numeri tra l'altro che come ogni sabato vengono messi in fila dalla SISA per fotografare l'andamento in Friuli Venezia Giulia, ed inizia ad alleviarsi la pressione proprio sulle strutture ospedaliere, pur rimanendo molto vicino alla soglia di guardia. Rallenta invece il calo della curva pandemica, con una incidenza settimanale di circa 160 nuovi casi per 100.000 abitanti contro i 172 della settimana precedente. Quindi, mentre i dati sull'incidenza sono ampiamente da zona gialla, restano molto distanti dalla soglia di sicurezza dei 50 richiesta per passare in zona bianca. La sintesi dell'analisi è fatta da Guido Sanguinetti della SISSA. La pandemia ha un andamento stabile: negli ultimi 7 giorni 1938 nuovi casi, meno 7,1% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, 416 degenti a fronte dei 529 di una settimana fa. In calo anche il dato dei decessi. E proseguono pure le vaccinazioni. Oggi in regione ne sono state fatte ben 7.000 tra i vari punti sparsi sul territorio, ai quali si è aggiunto proprio uno nuovo, quello di Tarvisio, inaugurato dal vicegovernatore Riccardi, che ha trattato anche altri argomenti. La giornata di oggi ha una stima che supera complessivamente nella regione le 7.000 unità. Secondo me faremo anche di più. Soltanto a Udine ne faremo 4.000. Noi abbiamo chiesto una fornitura straordinaria che ci dovrebbe arrivare la prossima settimana, perché gli accantonamenti e le disponibilità, in particolare di Pfizer, sono terminate. Noi dobbiamo continuare a lavorare per vaccinare tutti. Per far questo la macchina è pronta, abbiamo bisogno delle dosi, quindi speriamo che questo numero di dosi e il flusso delle dosi sia coerente con un tempo sostenibile. Condivido molto quello che ha detto il Presidente del Consiglio del rischio ragionato. Non possiamo non poter parlare di rischi in queste condizioni, però non possiamo neanche pensare che dietro i rischi ci si chiuda dentro in casa, pur sapendo che poi in casa nessuno ci sta, oppure uno va nella casa dell'altro e si moltiplica il contagio, perché questo è quello che è accaduto. La pressione ospedaliera è ancora alta, sta calando. Noi sappiamo perfettamente che la pressione ospedaliera
è l'ultimo anello della catena dell'andamento del contagio. Adesso ci sono alcuni fenomeni che vanno osservati, perché Udine sta calando, Trieste sta un po' rialzando, e quindi questo è uno di quei fenomeni che ovviamente deve essere osservato. Poi l'altro aspetto è l'effetto della dinamica anche della scuola, che giustamente va aperta, ma sappiamo che il tema non è la scuola quanto la popolazione che muovendosi, anche la popolazione scolastica. Quindi questi sono fenomeni che devono essere attentamente osservati, anche per capire in che modo procedere. Vediamo anche la situazione a livello nazionale sul fronte delle vaccinazioni. Hanno toccato quota 14.785.000 le somministrazioni di dosi, per un totale di oltre 4.374.000 italiani completamente immunizzati. In regione siamo a 320.000 dosi utilizzate sulle 380.000 a disposizione. I numeri invece del contagio a livello nazionale: 15.370 i positivi al test, secondo i dati del Ministero della Salute, 310 le vittime, dati entrambi in calo rispetto alla giornata precedente. Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni, anche in questo caso in calo. Nei reparti ordinari sono 24.100, in calo di 643 rispetto a ieri. Il governo, abbiamo raccontato in queste giornate, ha varato il suo piano per le riaperture graduali, parallelo anche ad un potenziamento della campagna delle vaccinazioni. Il prossimo obiettivo è di arrivare all'80% dei vaccinati entro l'autunno. Con le prime riaperture in vista, la campagna vaccinale in Italia entra in una fase cruciale e delicata. Sta andando bene, dice Mario Draghi, con tante sorprese positive e qualcuna negativa, e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni. Il premier sa di assumere un rischio ragionato riaprendo, ma se i comportamenti sono osservati, la possibilità che si torni indietro è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa. L'80% della popolazione, per la precisione, è l'obiettivo del governo. Con i contagi ancora alti e gli ospedali abbastanza pieni, non il quadro ideale per le somministrazioni di massa, lo sforzo inizia a dare i suoi frutti e due soglie psicologiche sono state raggiunte. 10 milioni di italiani hanno ricevuto almeno una dose, un sesto del totale, 4,2 milioni di loro anche il richiamo. Tra gli over 70, over 80 compresi, la percentuale che ha avuto almeno la prima iniezione ha raggiunto il 50%. Insomma, i più fragili e colpiti dal Covid iniziano ad avere una qualche copertura, e il calo dei casi tra gli ultra ottantenni lo dimostra. Una volta coperti anche gli over 60, la seconda fase per i più giovani si prospetta flessibile, con le regioni che potranno decidere a chi dare la priorità, a meno che il governo non imponga il criterio delle fasce d'età. E per quanto riguarda le riaperture, siamo andati a chiedere che cosa ne pensano gli udinesi. Ebbene, non tutti sono favorevoli a questo processo così rapido che scatterà dal 26 aprile. Sentite. Apertura annunciata per il 26 aprile, sarà la volta buona? Io sono sempre un po' timoroso sulle riaperture, perché abbiamo già visto che hanno portato più danni che benefici se non fatte in maniera adeguata, con i tempi giusti, insomma. I posti letto in ospedale sono ancora pieni, c'è tanta gente che sta male, quindi io sarei cauto, capisco chi lavora, però se poi il prezzo da pagare in costi di vite umane è molto alto, cercherei di essere il più cauto possibile. Beh, sono molto favorevole, perché sono anche una libera professionista e so, insomma, conosco i momenti, e quindi sono favorevole. Insomma, speriamo che si vengano rispettate però le regole, no? Nel senso che si apra, ma con le regole. Però abbiamo aspettato abbastanza, dice lei. Proprio di sì, ecco. Infatti vedo già anche tutto questo movimento, vuol dire che c'è proprio voglia, no? di riprendere una normalità. Se lo fanno, evidentemente hanno dei dati. E poi prima o poi, voglio dire, bisogna riaprire. Non possiamo rimanere chiusi per sempre. Come tutti sono favorevole, anche perché non se ne può più, forse andava fatto meglio, ma è facile parlare. Secondo lei la gente rispetterà però le regole? Aia. Temo di no, ma come al solito ci saranno le eccezioni, però bisognerà sbloccare la situazione, altrimenti anziché farsi male col Covid ci facciamo male con l'economia. Non lo so, vedremo come andrà a finire. Adesso la speranza è che col bel tempo anche i contagi calino, però sì. Adesso come adesso la situazione è quello che è.
Speriamo che riguardino anche i teatri. Beh, questo dovrebbero, è questa incertezza che non ce la facciamo proprio più, anche perché dipendere dal colore della regione, dipendere da una decisione che viene presa e non si sa quando, cioè essere sempre appesi a un filo non è possibile. Questo è un inizio, ma poi devono restare aperti i teatri. Una volta che vengono aperti, devono restare aperti. Non sarei molto d'accordo, a dire la verità. Un po' più di pazienza non avrebbe fatto male. Niente, siamo contenti, speriamo bene che vada tutto bene e che tutti quanti possano finalmente ricominciare a vivere, perché abbiamo finito di vivere, no? D'altronde qua in Friuli siamo bravetti, dai. Questa è l'opinione dei cittadini e poi ci sono le categorie economiche, soprattutto del commercio, che spingono invece per velocizzare le riaperture perché, come dice anche il presidente della Confcommercio FVG Giovanni Da Pozzo, la decisione del governo è un punto di partenza ma il traguardo è ancora lontano perché c'è disparità tra chi potrà usufruire di spazi esterni per organizzare le cene e chi invece verrà tagliato fuori semplicemente perché il suo servizio è organizzato all'interno. È un segnale importante, lo definisce invece il presidente Marco Zoratti della Confesercenti FVG, che dice quanto il governo ha stabilito negli ultimi giorni per il settore: una buona parte dei pubblici esercizi non potrà di fatto riaprire perché solo la metà dispone di spazi all'aperto. Occorre dunque accelerare e il vicepresidente della Confesercenti FVG ha posto l'accento pure sul turismo. Finalmente si parla di tutto questo nelle valutazioni del governo, anche questo è un settore trainante per il nostro paese. E a proposito di ristoratori, interviene anche sull'argomento Antonia Klugman, chef titolata, proprietaria dell'Argine di Vencodo, Legna del Collio. Siamo in una fase di valutazione, dice, la decisione del Presidente del Consiglio è stata diffusa ieri. Stiamo ancora cercando di capire se e come riusciremo ad aprire, perché risaltino le pietanze completamente al chiuso, essendo in campagna, però all'esterno c'è molto spazio. Eventualmente si possono sistemare dei tavoli. La mia idea di cucina specifica è però strutturata per l'interno. All'esterno non abbiamo mai fatto servizio. E riconoscendo la buona iniziativa del governo, anche nella progressione delle riaperture, la Klugman pensa comunque che se saranno fatti investimenti per l'esterno saranno in una prospettiva di lungo termine. Ed ora apriamo la pagina di cronaca con un grave incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Tricesimo in via San Giuseppe. Per cause ancora in corso d'accertamento, la conducente di una vettura, una ragazza della zona, ha perso il controllo ed è uscita dalla carreggiata finendo in un fossato, come vedete in queste immagini sul posto. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco, complesse le operazioni di recupero del mezzo che hanno chiesto l'intervento anche di un'autogru. La ragazza poi è stata elitrasportata all'ospedale di Udine, non sarebbe in gravi condizioni. Per quanto riguarda invece i rintracci di migranti, ancora una notte di lavoro per le forze dell'ordine perché alcuni passeur hanno scaricato richiedenti asilo lungo la tratta della A23 a piccoli gruppi, sono stati rintracciati tra i comuni del Friuli Collinare e l'Interland Udinese. Partono da qui le nostre flash news. Sono 121 i migranti rintracciati nel corso della notte e nelle prime ore del mattino nell'Interland a nord di Udine, in seguito alle segnalazioni di cittadini e automobilisti. 68, tra cui 4 donne e 8 minorenni, soprattutto pakistani ma anche nepalesi ed eritrei, sono stati rintracciati in poche ore dai carabinieri della compagnia di Udine mentre camminavano lungo la strada provinciale 42 a Osovana, a Pagnacco e a Tavagnacco. I restanti 53, tra cui un altro paio di donne e un minore, pakistani e bengalesi, sono stati individuati dalla polizia. Un piccolo gruppo è stato intercettato dalla Guardia di Finanza. Le indagini sono in corso per risalire i passer. Gli adulti sono stati portati all'ex caserma Cavarzerani. Sono gravissime le condizioni della Triestina classe 85, caduta stamattina dal ponte della ciclabile Couture ex ferrovia in località Altura. Intorno alle 8.15 i tecnici del soccorso alpino sono scesi coi vigili del fuoco e sanitari a piedi lungo il pendio sottostante, raggiungendo la malcapitata, che ha fatto un volo di una cinquantina di metri. La donna è stata stabilizzata, adagiata nella spinale e poi nella barella portantina del soccorso e recuperata con un sistema di corde in contrappeso. È stata quindi portata in ambulanza a Cattinara.
ben 30 accessi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pordenone per ubriachezza molesta e decine di interventi da parte delle pattuglie e delle volanti. Nei confronti di un 51enne indiano è stato emesso un decreto di espulsione con trattenimento al CPR Corelli di Milano. Nel solo mese di aprile la squadra volante è dovuta intervenire 7 volte in seguito a segnalazioni di cittadini infastiditi e molestati. Lo scorso fine settimana due pattuglie delle volanti in via Oberdan e via Le Treviso hanno individuato l'uomo mentre in palese stato di ubriachezza, camminando ai margini della strada, metteva a repentaglio la propria incolumità e quella degli automobilisti. Duplice intervento nell'Isontino del reparto prevenzione crimine di Torino, aggregato per l'emergenza sanitaria alla polizia di frontiera. A Villesse, a bordo di un furgone diretto in Slovenia, gli agenti hanno trovato un 29enne romeno su cui pendeva un ordine di carcerazione della procura di Arezzo per guida in stato di ebbrezza. Al valico di Sant'Andrea Gorizia è stato invece rintracciato un 34enne serbo alla guida di un furgone. A suo carico pendeva un provvedimento di cattura della procura di Modena per reati contro il patrimonio. Ha ammesso di aver fumato uno spinello ma non ha voluto sottoporsi al test tossicologico. I carabinieri di Fontanafredda hanno denunciato un 21enne albanese residente a Pordenone, fermato in via Garibaldi a Rovere d'Empiano alla guida di un'auto non di sua proprietà. In via Donatori di Sangue, sempre a Roveredo, gli uomini dell'arma hanno sottoposto a un controllo un 21enne del luogo che aveva cercato di evitare la pattuglia. Rifiutati gli accertamenti, gli è stata ritirata la patente. Denunciata poi dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sacile, una quarantenne di Meduna di Livenza, con specifiche segnalazioni di polizia, che dopo essersi quasi schiantata col suo SUV contro la gazzella dell'arma, ha rifiutato l'alcol test. I tre sono stati multati anche per violazione delle norme anti-Covid. Ulteriori due aggiornamenti che arrivano dall'arma dei carabinieri della sezione operativa di Udine in particolare, che hanno denunciato per l'ipotesi di reato di ricettazione e violenza privata una escort di 30 anni, cittadina dominicana, di fatto residente in un paese dell'Udinese. L'indagine è nata a seguito di una denuncia sporta da un cittadino nordafricano di 35 anni, residente nel capoluogo friulano, il quale nei giorni scorsi aveva visitato la donna, la quale gli aveva rubato il cellulare poiché non aveva corrisposto la somma di 50 euro in cambio di una prestazione sessuale. Nel corso della notte la donna è stata individuata e trovata in possesso dello smartphone di cui si era appropriata, il quale è stato poi restituito al legittimo proprietario. Ancora una denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 45enne residente nel Friuli Collinare, denunciato dai militari di Martignacco. Uno sguardo ora anche al Regno Unito, perché oggi è stata la giornata solenne dei funerali del principe Filippo di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta. Le note della musica che segnano il richiamo al servizio dei marinai della Royal Navy britannica ha suggellato la conclusione dell'esequio del 99enne principe nella cappella di St. George presso il castello di Windsor alle porte di Londra. Prima della ripetizione dell'inno nazionale britannico da parte del piccolo coro di cantori della chiesa, seguito in piedi da tutti i presenti, fra le ultime note musicali anche quelle di una cornamusa suonata da un militare dei reparti d'onore scozzese in kilt. Alla fine, la cerimonia per il funerale del nonno, durante la quale sono rimasti separati, William e Harry si sono avvicinati e parlati, il più giovane levandosi la mascherina. Siamo qui per dare l'ultimo saluto a un servo dei servi di Dio. Le parole di David Connor, rettore della cappella di St. George e del castello di Windsor. Ed ora torniamo a riaprire la nostra pagina sportiva per la finestra sul basket, perché come vi abbiamo raccontato più volte oggi saremo live dalle 20 per l'ultima sfida della regular season dell'APU Old Well West che riceve Trapani, e dal Carnera in collegamento con noi c'è Lorenzo Pausa. Buonasera. Ciao ciao David, una buona serata a te e a tutti i nostri telespettatori qui dal Palacarnera, dove tra circa un'ora inizierà il match tra APU Old Well West e Trapani, ultimissima partita della regular season per quanto riguarda il girone verde di Serie A2. Da qui dal Carnera un orecchio è rivolto a quello che sta succedendo a Torino, dove la Tezenis Verona in questo momento all'inizio del quarto quarto sta vincendo. La compagine scaligera è l'unica formazione che era ancora in grado di poter insidiare il terzo posto ai bianconeri, dovesse
finire così la partita, quindi a favore della De Zenis, l'APU sarà obbligata a vincere per concludere la regular season sul podio, diversamente sarebbe ininfluente il risultato. Quello che è certo comunque è che i ragazzi di Bonicioli qui sul parquet amico metteranno tutto loro stessi per portare avanti anche gli ottimi risultati visti in Coppa Italia e nel turno di campionato di domenica scorsa, che li ha visti prevalere contro l'ormai ex capolista Tortona. Alte le motivazioni anche da parte di Trapani, che spera nella vittoria per poter ottenere il quinto posto, scalzando l'Armani Milano sconfitta nel turno di due settimane fa nello scontro diretto. E sono posizioni importanti per qualificarsi alla fase orologio, che poi a sua volta va a determinare il ranking per i playoff. Le prime tre di ogni girone vanno a comporre il cosiddetto girone bianco, quello delle sei migliori, quindi di tutto il torneo, che si giocano quindi il ranking dall'1 al sesto posto. Dalla quarta alla sesta classificata dei due raggruppamenti ci si va a giocare invece a scalare posizioni di ranking più basso, ma sono tutte comunque squadre automaticamente già qualificate ai playoff. Ecco perché quindi questa partita ha una valenza assai importante per entrambe le formazioni. Trapani si presenta con entrambi gli americani in campo, diversamente dalla gara di andata disputata a dicembre, dove i bianconeri fecero il primo dei due blitz consecutivi in terra siciliana, vincendo per 78-71. Bianconeri che hanno recuperato nello scorso turno Andrea Amato, che era reduce da un lungo infortunio. Potranno schierare regolarmente anche l'altro play, Marco Giuri, che aveva subito una botta nel corso della gara con Tortona, ma poi si è allenato regolarmente nel corso di tutta la settimana. Non ci sarà invece Vittorio Nobile, che resterà soltanto in tribuna a scopo precauzionale per un risentimento muscolare, ma recupererà a pieno per la fase orologio. Come hai detto ben tu, David, a partire dalle 20 un ampio prepartita con tutte le interviste dal campo e poi la telecronaca in diretta di Giovanni Aiello con il commento tecnico di Andrea Paderni. A te. Grazie al nostro Lorenzo Pausa. Prima di chiudere, due aggiornamenti per quanto riguarda la Serie B. Il Pordenone, che sta giocando al Tegel di Lignano contro il Frosinone, sta vincendo per 2-0 quando siamo al 75esimo della sfida, con la doppietta di Ciurri al 19esimo e al 22esimo. Queste le due reti nero-verdi. Poi vedete gli altri risultati di giornata, con la Salernitana che si è imposta 2-1 sul Venezia, 2-1 della Regina sulla Reggiana, ha perso in casa il Vicenza con il Lecce 2-1, ha vinto invece il Monza con la Cremonese con lo stesso risultato, 4-2 della capolista Empoli sul Brescia. Per quanto riguarda invece l'Udinese Primavera, vittoria per gli uomini di mister Max Mora, si in trasferta a Cremona 3-2 nella settima giornata di ritorno. Per quanto riguarda le marcature, ad aprire i giochi all'11esimo e al 40esimo Bascia per i bianconeri, inframmezzati al 26esimo dal gol cremonese di Roncalli, al 36esimo il gol poi di Rancati, il gol vittoria di Ferla per la formazione di mister Moras. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'informazione tornerà domani alle 7 con la nostra rassegna stampa e vi ricordo ancora una volta dalle 20 la diretta con l'APU Old Well West. Buona serata!